Eccoci qua. Eusebio di Francesco. Chi lo sa, se non viene questo, non viene quello, non viene quell'altro. Potrebbe venire anche di Francesco. Tanto anche lui è un ex Roma. Un ex Roma, a quanto pare, gli ex Roma sono papabili. Comunque, vabbè, lui ha fatto quel che doveva. Poi questa situazione del rigore, che è un po' dubbio, ma oggi non mi voglio appellare neanche ai rigori, neanche alle ammonizioni mancate dell'arbitro che ha lasciato fare, ha lasciato andare. Proprio Fabbri guardava tutt'altra cosa. Vabbè, e poi dice che uno si appella agli arbitri, no? L'arbitro è l'arbitro perdente, eh? Ma vi ricordate dove domenica scorsa a Monza? Che ci hanno combinato, eh? Due rigori mancati, due, dico due rigori mancati, però abbiamo vinto 4-2, quindi tutto è andato a tacere. E ci vogliamo lamentare oggi che abbiamo pareggiato? No, non lo possiamo fare, quando pareggiamo è da poverini, capito? Lamentarsi dell'arbitro quando si perde o si pareggia. Bisogna lamentarsi dell'arbitro quando si vince, ecco, è lì che bisogna marcare la dose. Ma comunque, andiamoci ad ascoltare Di Francesco, ci è rimasto solo questo per oggi, vediamo. Vediamo cosa dice sto mister. Vai di Francesco, vai. Eusebio, vai. Ci sono? Ok, Roberto Monforte, ITFM Radio, buon pomeriggio mister e complimenti. Due domande veloci. La prima, ieri ha chiesto coraggio, equilibrio ed attenzione e oggi ha ricevuto coraggio, equilibrio e attenzione. Le chiedo il suo pensiero su questa No, riflessione. abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Nonostante, sai, il rigore sbagliato ci poteva anche tagliare le gambe contro una squadra che davanti, dal mio punto di vista, da un momento all'altro può sempre far gol o creare una situazione di pericolo. Per quello abbiamo fatto qualche cambiamento durante la gara, dove eravamo un pochino più in difficoltà, magari sulla fascia destra loro iniziale, ho avuto le giuste risposte. Però quello che mi è piaciuto della squadra è un po' il mio pensiero, la mia filosofia. Che ritengo che se tu vieni qui al Maradona o vai con una grande squadra a giocare solo per prenderle, alla lunga secondo me le prendi. E poi dipende anche sempre dalle caratteristiche della tua squadra, quello che hai. Invece la mia squadra ha messo in campo coraggio, anche nei duelli, anche nell'uno contro uno, rischiando sì qualcosa, ma era in preventivo ed è quello che mi è piaciuto principalmente della squadra. Magari nel finale poi avremmo potuto anche vincerla. Sarebbe stato magari sì. Nel complesso generale invece ci sta il pareggio come risultato giusto, ma per quello insomma, che l'opportunità che abbiamo avuto rispetto alla forza del Napoli, l'occasione di Sec sarebbe stata insomma, un po' la ciliegina sulla porta di questa gara. Questo risultato, non so se permette di poter dire che dobbiamo e siamo ancora padroni del nostro destino, o questa domanda è meglio non farla perché è in corso Sassuolo-Milan, aperto il Sassuolo in vantaggio 2-0 e domani c'è Atalanta-Verona? Ma ci sono le partite che vanno avanti, i risultati cambiano, per quello noi dobbiamo guardare noi stessi. Sono ancora del pensiero che siamo ancora padroni del nostro destino. È ovvio che noi in passato abbiamo fatto, secondo me, grandi partite, portando a casa zero. E questo è un po' quello che ci è successo in passato. In questo momento stiamo raccogliendo qualcosina in più, perché i pareggi a volte non bastano, bisogna tornare alla vittoria quanto prima. Questa vittoria sudatissima per noi, capito, che non vuole arrivare. Però per quello che stiamo mostrando, i ragazzi, per il lavoro che fanno anche durante la settimana, meritano di più rispetto a quello che stiamo ottenendo. Teniamoci stretta però questa grande prestazione qui al Maradona. Massimo Marzilli, mister, scusi per la voce, complimenti per la bella partita. Le faccio una domanda. In conferenza stampa domenica scorsa Motta, l'allenatore del Bologna, ci ha lasciato un po' sconcertati dicendo che il Bologna meritava di vincere quella partita, Frosinone finita 0-0. In virtù di quello che ha detto di Demba Sec, anche il Frosinone meritava di vincere questa partita? No, ho detto già prima come risposta che se dobbiamo guardare la partita a 360 gradi, no, però se guardiamo le forze delle due squadre in campo, per quello che abbiamo mostrato, il coraggio, sì. Ma nel complesso generale, se andiamo a valutare sia le occasioni, per quello messo in campo, parliamo di una grande squadra, eccoci, abbiamo già trovato una grande squadra. Poi quello che ha detto Mister Motta, lascia un po' il tempo che trova, ognuno riesce a dire, a portare. A pensare quello che vuole. Io vivo di obiettività, sono sempre sincero nel bene e nel male delle cose e cerco di valutare, anzi a volte mi tolgo più che darmi rispetto a quelle che sono le valutazioni generali. Buonasera, mister Antonello Giannetti, Infonapoli 24. No, faccio i complimenti per la prestazione. E Grazie. come diceva prima, abbiamo notato anche lui, insomma, ha rischiato anche l'uno contro uno con Osimhen, che proprio non è proprio un cliente facilissimo, pur di non, diciamo,
come dire, cancellare naturale, quella che è la sua idea di gioco e tenere comunque il baricentro alto. Ecco, è stato un rischio che lei aveva comunque calcolato già in partenza, perché chiaramente insomma, tenere una difesa così alta rappresentava comunque un rischio importante. Sì, c'è lavoro dietro, c'è un pensiero, c'è una filosofia. È normale che non voglio mettere i giocatori nelle condizioni di farsi male da soli, però il rischio c'è. Come dicevo prima, se avessimo ragionato in maniera diversa, paradossalmente noi, al di là di quella palla dove non è riuscito a prendere Romagnoli, che non l'ha vista, ha sbagliato il tempo di intervento e si è trovato davanti al portiere Osimhen, noi andavamo più in difficoltà quando ci abbassavamo, non quando eravamo alti. E allora perché? Perché conosco le caratteristiche della mia squadra, e allora se io cerco di portare più giocatori vicino alla mia area di rigore, so che difendo meno bene, ma anche proprio per le caratteristiche individuali dei miei giocatori. Quando sono stato più alto la squadra mi è piaciuta tantissimo, sia nelle scalate, nell'aggressività, nella voglia di andare a prendere il giocatore a Napoli. Il primo gol è venuto da una pressione preparata, sapendo che Meretti se la doveva portare per forza sul sinistro e noi siamo andati con un mancino a pressarlo. Un insieme di cose che, devo dire, hanno dato delle risposte positive e danno ancora più forza a questa prestazione. Mister, buonasera, Giovanni Miri, Stabia Chander. Volevo chiederle, la sua squadra ha giocato sempre alta, con personalità, soprattutto sul centrodestra con Zortea e Sulé, che cercavano di muoversi sempre tra le linee per mettere in difficoltà la linea difensiva del Napoli. È stata una mossa importante e studiata per mettere in difficoltà il Napoli? Sì, io avevo detto pure in un'intervista precedente, avevo visto un po' la partita contro l'Atalanta. Siccome noi stiamo giocando in maniera, in base agli avversari, ci muoviamo come principi di gioco e prepariamo le partite, in fase offensiva ci distribuiamo 1-2, 2-1. Adesso io ho giocato spesso 4-3-3, ma cambiando sistema di gioco e l'interprete, sì, riesco a rimodellare un pochino la squadra come voglio, ma sempre con gli stessi principi. Il fatto di mettere un uomo tra le linee, uno aperto, dava fastidio sicuramente al terzino da una parte o dall'altra, che non sapeva se uscire o meno. È una questione proprio tattica contro una difesa a 4, la difficoltà per una difesa a 4, quando anch'io ce l'avevo, la difficoltà per andare a prendere una squadra del genere era proprio tra le linee e in ampiezza. Ultima. Salve mister, buongiorno, il quotidiano del sud. Ovviamente la vedo e la sento carico per questo finale di campionato, quindi ovviamente c'è dentro tutta l'entusiasmo suo che sta trasmettendo ai calciatori. Ma le dico, lei ha incontrato 3 volte il Napoli, dall'1-3 della prima di campionato, lo 0-4 in Coppa Italia, il 2-2 di oggi. Io le chiedo la differenza del Frosinone e del Napoli di queste 3 partite, se lei ha fatto tesoro delle partite precedenti, e poi le chiedo se pensa a quel rigore di Caio Giorge contro il Sassuolo. Ovviamente cosa fatta capo A, però credo che per lei quei 2 punti sono veramente, non vorrei, sentendo il collega le confermo che il Sassuolo nei primi 10 minuti ha realizzato 2 gol al Milan, per cui mi dispiace per questo, però è la realtà. Hai visto, tutto in diretta, tutto live. La risposta, no, non possiamo, se mi metto a ripensare a tutto quello che c'è stato dietro, con la Juventus abbiamo preso gol al 95esimo, calcio d'angolo, un'altra partita di alto livello, o in altre situazioni dove abbiamo dominato i primi tempi, ci siamo trovati sotto magari di 1 gol o 2. Ho fatto sì tesoro delle partite precedenti, specialmente poi quando sono venuto a giocare qua in Coppa, perché sapevo le difficoltà che può creare il Napoli, la differenza di qualità dei calciatori, dove potevo andare a sopperire, e ho scelto questo sistema di gioco. E mi rendo conto che sia in Coppa che in questa abbiamo sì rischiato di prenderle, ma anche di farle. E questo per me, a me già piace, perché è un po' la mia filosofia. Quando si affrontano delle squadre di livello più alto, non la penso di mettermi troppo là dietro a prenderle. Non sono un amante di questo tipo di calcio, riesco a non trasmettere un altro tipo di calcio. Ovviamente ci sono i momenti in cui ti devi saper difendere e prendere, saper incassare quando sei attaccato, fa parte del gioco, ma partire già col presupposto di pigliarle solo non mi garba, diceva il vostro vecchio allenatore, non mi garba. Turati soprattutto, sì, Turati è un ragazzo che sta crescendo tanto, è un 2001, non ce lo scordiamo. Sta facendo un ottimo campionato, ha avuto un momento di flessione, per un ragazzo di cui abbiamo grande fiducia. Ma tutti hanno bisogno di un portiere importante, anche le grandi squadre, anche in tante situazioni, e lui si sta mostrando in questo momento un portiere di questa, per poter continuare a giocare in questa categoria. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, ciao. Onesto, è stato onesto, non c'ho nulla da dire per Eusebio.
ha detto le cose papale papale, cioè così come vanno dette. E noi invece, niente da dire, non c'è da dire niente, noi non ci stiamo, quindi è così ragazzi, dobbiamo aspettare solo adesso. Quante finali mancano? 6 finali mancano? 6 finali, mamma mia, 6 finali. Chance, allora io voglio dire solo una cosa a questi calciatori: ci avete regalato un bello scudetto l'anno scorso, questo qua, che onestamente come stanno andando queste partite non vedo l'ora di strapparmelo proprio, pure questo qua sopra, pure questo di togliere, pure la sigla, togliere proprio tutto, proprio. Non vedo l'ora, no, perché non ci tenga lo scudetto, sia chiaro, perché ormai non ci appartiene più, è sfumato, è andata tutta la magia dello scudetto, è l'anno scorso, quest'anno lo stiamo solo mostrando, guardate, l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno siamo quel che siamo, quindi non vedo l'ora di togliere, quindi se sei partito ti abbraccio presto e andiamo già a casa, chi se ne deve andare se ne vada, chi ha voglia di andare vada, nessuno ti trattiene, portate i soldi. Puh, 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 puh. E ciao. Però una sola cosa vi chiedo, carissimi calciatori di questa squadra del mio cuore, cioè del Napoli, una sola cosa vi chiedo: portateci in coppa, ripeto, in coppa, perché forse qua qualcuno non mi ha capito. Ai calciatori del Napoli, voi calciatori del Napoli, io il prossimo anno voglio andare in coppa, in coppa, quella che se tu vinci un trofeo, vinci una specie di zuppiera, quello con le orecchie grandi, oppure quello che sembra uno strumento musicale, che, insomma la coppa, voglio coppe, non coppa Aviz, presente Aviz a Pumarola in coppa, no, non questa, che quella ce la mangiamo qua tutti i giorni, giorno sì, giorno no, una volta a settimana, due volte alla settimana, ma io voglio andare in coppa, perché io durante la settimana voglio vedere la mia squadra Napoli giocare le coppe, capito? Mo, di qualsiasi colore sia, quella scintillante Champions League, oppure quella così e così Europa League, oppure la Conference League, cioè quella, diciamo, il contentino, ecco, mi accontento pure del contentino, ma voglio andare in coppa, ecco, vabbè, lo spero che siate del mio stesso parere pure voi, e quindi vogliamo la coppa, vogliamo andare in coppa. Non so se si capisce. Comunque, ci siamo capiti. Se non ci siamo capiti, ve lo dico un'altra volta, la prossima volta. Forza Napoli sempre, al di là del risultato, al di là dello stato d'animo. Sempre Forza Napoli. Ciao, Forza Napoli. Ciao.